Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi proseguiremo da Ciclamipoli andando a nord, verso il percorso 111. Qui dentro troveremo una vecchia conoscenza, quindi vi consiglio di continuare a guardare il video e otterremo un Pokémon relativamente raro in questo gioco, Pokémon Fire Ash. Detto ciò, quindi vi invito subito a lasciare un bel mi piace al video, commentare, facendomi sapere cosa ne pensate sia di questo video che di questa ROM in generale di questo videogioco e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Andiamo a sfidare questa coppia di allenatori e via, si parte nel percorso 111. Chiamandolo in campo Volbeat e Illumise. Forse potremmo essere in grado di catturarli in questo percorso, vediamo Andiamo con Flame Charge e Assurance su Illumise. Ok, mi hanno fatto parecchio male. Ecco qua, bene. Ah, non è morto, peccato, non si è bruciato nemmeno. Andiamo con Flame Charge su Illumise e attacco rapido su Volbeat. Dovrebbe bastare per tirar giù entrambi. Perfetto. Molti livelli a tutti e via. Ole. Perfetto, questa piace evidentemente, entrambi piace perdere. Mettiamo avanti il nostro caro Corphish e Swallow come secondo in caso ci sia un'altra battaglia in doppio. E proseguiamo, di qua non c'è nulla. Andiamo da questa parte, qui c'è una roccia. Penso ci sia uno strumento invisibile in quella roccia. E abbiamo Volbeat. Andiamo di Velox Ball immediatamente per provare a catturarlo. Vai, Quick Ball. Visto che ci manca. E tra l'altro prendere Volbeat e Illumise è un'ottima cosa per il Living Dex, sono un unico stadio, li prendi, non ci pensi più e sei a posto. Ecco fatto, preso Volbeat, Corphish a livello 22. Eccolo qui il nostro bel Volbeat. Prendiamoci un Revive, un bel revitalizzante che fa sempre comodo, come vi ho detto anche nello scorso video. In generale comunque sono strumenti che prima o poi si usano. Oh, PG8, da quanto non ti vedevo, mio vecchio amico Crabomber. Ah, non è morto, davvero? Knock off allora. Speravo di one-shotarlo, di fare la cosa ad effetto e one-shotare PG8, invece no. Aha, Pokémon di tipo lotta ci aspettano. Mettiamo davanti Swallow. Vai. I tried fighting the family up ahead, but they were too tough. Questo ho provato a sconfiggere, a battere la famiglia che c'è a quanto pare più avanti, ma erano troppo forti per lui. Vediamo tu cos'hai, un matchup a livello 19. Beh, noi siamo decisamente più preparati di un tizio con un matchup a livello 19, quindi speriamo di poterli battere. Perfetto. Forse tu avrai una chance, ma lo spero proprio. Stardust, altra roba da vendere, ottimo. E si prosegue. Qui c'è penso la casetta con la famiglia, abbiamo anche un HP up che potremmo dare subito a uno dei nostri Pokémon. Vediamo nelle vitamine, scommetto sì. Allora, abbiamo anche un calcio da dare a qualcuno. Aumenta l'attacco speciale, direi di darlo a Grovyle. Vai. E l'HP up invece direi di darlo a Swallow. No, ancora Grovyle, dovrebbe essere lui comunque che va avanti molto di HP. Oppure no, teniamolo, perché il Pokémon di Ash dovrebbe essere Torkoal e potrei darlo a lui per farlo diventare un po' più tanchino. Eccoci qua, pronti a sfidare questa famiglia della Winstrate Family. Ve la ricordate voi nell'anime? Io purtroppo non ricordo molto dell'anime di Hoenn, però se voi ve lo ricordate non fatevi problemi a dirmelo, Allora, un bella all'acciaio che fallisce. Bravo, bravo Swallow. Ma questo tizio ha fulmine? What? Facciamo volo, va meglio. Meglio tirarlo giù. Questo zigzag ha fulmine, va bene. Meglio tirarlo giù subito prima che ci faccia molto male. Ok. E abbiamo battuto il primo, battiamo il secondo. Vai. Lei dice che sarà un po' più dura da battere. Va bene. Aroma Lady Victoria. Cos'hai? Roseglia. Mi sa che sarà ancora più facile. Così a sensazione. Aerossalto. E addio Roseglia. Perfetto. Eh sì, una battaglia molto dura. Sì, sì, sono d'accordo. Battiamo il terzo. Andiamo avanti spediti, ragazzi, Spediti in questa parte. Vai, Swallow contro Meryl. Avrei dovuto mandare magari il nostro caro amico Grovyle. Però, d'altronde, chi lo sapeva che questa aveva Meryl?
Voi lo sapevate? Se è così, vi faccio i complimenti. Abbiamo battuto anche Vivi. Ed infine l'ultima. Vai. È sorpresa che ce l'abbiamo fatta così lontano. Tra l'altro era lo spread di una vecchietta, ma non mi sembra molto vecchia la tipa. Con un Camerapt, come scusa, sarebbe un attacco di tipo acqua, che però non abbiamo, andiamo di volo. Ah, però lui è anche tipo roccia, vero? Ok, no, non è tipo roccia, forse è tipo terra, fuoco terra. Altro volo. Non fallire suello o altrimenti morirai. Forse muore. No, non muore, ok. Buono. Speravo. Cioè, avevo paura che morisse per la sabbia. What a surprise. Eh sì, proprio surprise. Ora, togliamo il nostro suello da davanti, mandiamo Corphish. Vai. Lui è il più forte della famiglia. Vediamo quanto è forte. Il nostro caro Vito. Don Vito, proprio lui, Corleone. Oh, Corphish contro la Kazam. Se siamo più veloci, ne dubito. Infatti, non siamo più veloci e questo ci farà male. Infatti, ci ha one shottati. Infame, infame, infame. Mandiamo Grovyle. Spero che possa resistere un po' di più e tirargli una bella assicurazione qua, garanzia. Ok, buono, dovrebbe morire. Non muore, ok. Però abbiamo attacco rapido, vai. Dovrebbe bastare, buono. E tutti questi punti esperienza succosi si riprende Grovyle che vorrebbe imparare Giga Drain. È speciale, quindi io direi di insegnarglielo al posto di Iron Tail che non useremo mai a questo punto. Gliel'avevo insegnata così, giusto per, ma tanto. Non ho visto chi avrebbe mandato, mannaggia a me, ma andiamo con Basken. Non ho letto, ho premuto troppo velocemente. Vediamo di usare con Basken. Suello, vabbè, ci sta, ci sta. Andiamo di Flame Charge. Questo farà male. Ah, è vero, è diventato anche tipo lotta lui. È già diventato tipo lotta? Ah, speravo di essere più veloce, peccato. Speravo che con il boost della velocità diventasse più veloce. Facciamo prendere punti esperienza a Swallow. Deve essere più veloce però. Deve essere. Abbiamo quick attack, quindi non c'è problema. Perfetto. Abbiamo battuto Vito. E il premio che otteniamo è una Macho Brace. Niente di che in realtà, ragazzi. Però comunque un evento che volevo fare questo. Andiamo a vedere questa Macho Brace che abbiamo preso. Eccola qui. È la Crash K. Diminuisce la velocità di un Pokémon, ma aumenta la, credo, l'esperienza che prenda in una lotta. Guarda, ora vado giù velocemente a curarmi i Pokémon perché sono stati decimati da quella famiglia. Più che altro dall'ultimo. Che era effettivamente il più forte. Con Alakazam mi ha tirato giù praticamente due Pokémon. E Swellow a sua volta mi ha quasi ucciso anche con Basken. Quindi niente male per quella famiglia. Proseguiamo. Beh, se becchiamo Volbeat ne sarei felice. Anzi, Illumise. È Illumise quello che ci manca. Fuga. Ah, non possiamo fuggire? Dai, non rompere. Ho detto di non rompere, grazie. Proseguiamo. Altra allenatrice, vai. Come on. Come on, sicuro. Facciamoci sotto, Natasha. Che manda in campo Grovyle. Ecco, noi abbiamo fatto una pessima mossa mandando in campo Corphish. Cambiamo subito Pokémon e mandiamo con Basken. Sperando che lui non usi Aerossalto. Non dovrebbe avere Aerossalto. Ok, Leaf Blade. Fendi Foglie, la mossa proprio classica di Grovyle. Che anche nell'anime usava sempre. Ma che il nostro, essendo più attaccante speciale che fisico, non imparerà. Sarebbe abbastanza inutile. Allora, Slugma. Ecco, contro Slugma invece Corphish è l'ideale. Vai, Corphish. Tra l'altro Slugma che vi ricordo ancora mancarci nel Living Dex. Perché non l'abbiamo ancora trovato selvatico. Quindi ci manca. Crabomber. E addio Slugma. Poi Electrode. Sì, contro Electrode. Direi di cambiare Pokémon e mandare Grovyle. Anche con Basken forse sarebbe andato bene, però mandiamo Grovyle comunque. E con Giga Drain dovrebbe essere buono. Ecco, dovrebbe anche refullarsi. Ecco, qui ora andiamo di Quick Attack per non farlo attaccare un'altra volta. Ah, mi ha paralizzato, poi useremo una cura. Non c'è problema, non torna al centro Pokémon per una paralisi. Boomer mi ha detto cosa? Allora, andiamo con Electrode.
nostra cura totale. Dov'è, dov'è, dov'è? Full heal, vai. Curati, perfetto. Ora, qui si potrebbe pescare un nuovo Pokémon. Quindi direi di farlo, proviamoci. Vediamo se salta fuori il Pokémon giusto. Vediamo, il Pokémon che non abbiamo. No, Surskit ce l'abbiamo già. Anche se non sarebbe male catturarlo per avere un Mascoryan. Sì, il fatto che non possa fuggire con Corphish è davvero snervante. Vediamo se riesco a tirare sull'altro Pokémon di questo percorso. Dai, non di nuovo Surskit, non di nuovo Surskit. E invece è uscito di nuovo Surskit. Ultimo tentativo, se non esce nemmeno ora si va avanti, amen. Vediamo, dai, ultimo tentativo di un Pokémon che esce, ovviamente. Vai, vediamo. Dai, esci. Niente, di nuovo Surskit. Lasciamo perdere allora. Lasciamo perdere, fuggiamo. Fortunatamente ci ha fatto fuggire, andiamo avanti. Allora, Lavaridge Town, che sarebbe... Lava. Non mi ricordo il nome in italiano. Scrivetelo nei commenti in caso. E Mirage Kingdom invece a destra. Andremo prima al Mirage Kingdom. E nessuno si mette sul suo percorso di questo domatore incazzatissimo. Va bene. Ah, Shedinja. Proprio lui. Non abbiamo mosse per colpirlo. Dobbiamo usare Combusken con Aerossalto. Lui cosa vuole? Shadow Ball, ci fa discretamente male, noi però andiamo di aerosalto. Addio. Poi Ninjask, lasciamo con Combusken. Bello Ninjask. Andiamo di Flame Charge. Oh, a Pierraggio, davvero? Ma questi sono pazzi, ragazzi. Sono pazzi davvero. Ogni Pokémon ha Pierraggio. Lacerazione. Lacerazione non è per niente male. E sapete che magari tolgo Double Kick? No, beh, Double Kick glielo lascio, dai, è comunque utile. È comunque utile. Magari, no, anche Aerolace lo lascio. Lasciamolo così, sì. Ember lo tengo. Chi è che voleva mandare lui? Ninjask di nuovo. Vai, ancora di Flame Charge. Ah, va di Diga lui. Va bene. Dato che sei andato di Diga, io ti mando Swallow. Così non me lo può colpire. Ecco fatto. Sì, usami Diga. E continua ad aumentarti la velocità, non c'è problema. Io adesso ti tiro un bel aerossalto che te lo ricordi per tutta la vita. Iperraggio non dovrebbe farci troppo male. E via. Perfetto, abbiamo battuto anche lui. Allora, il regno miraggio dov'è da questa parte? Oddio, quanti allenatori ci sono qua? Perché c'è questo pezzettino d'erba, va bene. Allora, vediamo se è qui. No, qui c'è una casetta. Non penso sia questo il regno miraggio. No, appunto. Sembri esausto. Fammi curare i tuoi Pokémon. Ah, perfetto. Qui ci curano i Pokémon. A questo punto penso che il regno miraggio sia magari da questa parte. Esatto. Eccolo qua. Regno miraggio con tanti Togepi. Togepi, Togepi. Eccoci qui. Questo è il regno miraggio. Siamo un piccolo gruppo che protegge la famiglia Togepi. E guardate lì sopra chi c'è. Già. The King and Queen live in the palace up here. Il re e la regina vivono nel palazzo qui sopra. Non lasciamo. We don't let many people do this, but your Pokémon seem to care a lot for you. Vorresti un Pogepi? Certo. E qui possiamo finalmente ottenere Togepi. Ecco fatto. Ci mancava, era da un po' che ci mancava Togepi. E a questo punto possiamo anche sfidare Misty, esattamente, mettendo avanti il nostro Pikachu perché lei vi ricordo che avrà i Pokémon già livellati, eh. Glacial, cosa stai facendo qua giù? Questi Togepi non sono fantastici, non sono bellissimi questi Togepi. Ho appena liberato il mio Togetic, così che potresti stare qui con loro. Oh, che carina. Una battaglia mi potrebbe liberare un po' la mente. Cosa fai? Cosa dici? Ma certo, Misty, ma certo. Combattiamo. Ma nel capostadio, a livello 50, come vi dicevo, appunto lei ha i Pokémon di livello alto, quindi usate direttamente Pikachu. Thunder Punch, vai. Più che altro, cioè, non tanto per la difficoltà, è che se usate i Pokémon di Hoenn, praticamente si fanno 10 livelli combattendo i Pokémon qui, e non è proprio il massimo per il resto dell'avventura, avere Pokémon così overlivellati. Piuttosto usate Pikachu, distruggetela con Pikachu, ma...
Tenetevi gli altri dei livelli comunque giusti. Ok, Gyarados. Oh, cazzatissima Misty, eh. Ah, Gyarados a livello 20, l'ha appena catturato, quindi. Andiamo di Electro Ball. Questo avremmo potuto anche farlo affrontare ad uno dei nostri Pokémon. E Kazarin, lui possiamo farlo affrontare ad uno dei nostri Pokémon. Per esempio, Grovyle. Perché Kazarin è un Luvdisk che lei ha appena catturato. Eccolo qui. Vai. Giga Drain. Boom, via. Disintegrato, Luvdisk. Perfetto. Era proprio ciò di cui avevo bisogno, grazie. Grazie a te, Misty. Mi mancherà così tanto Togetic. Mi spiace, Misty, mi spiace davvero. Mi spiace che ti manchi Togetic. Guardala qui, la povera Misty. Allora, parliamo alla regina. Mi dispiace, ma solo la famiglia reale è messa qui dentro, quindi non possiamo entrare. Vabbè, noi abbiamo preso il nostro Togepi. Abbiamo battuto Misty e quindi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Guardiamo da questa parte, vediamo cosa c'è. Ah, non si può passare di qua. Percorso 112. Non preoccuparti, il mio Heracross distruggerà gli alberi in men che non si dica. Va bene, aspetteremo, quindi di qua non si passa. Andiamo a questo punto a nord, per forza. Prima andiamo da questa parte, vediamo cosa c'è qui. C'è, penso, un allenatore, sì. Ah, vero, non mi sono messo però Pikachu. Non mi sono tolto Pikachu da davanti. Vabbè, facciamolo uccidere questo Baltoi. Brick Break. E poi cambiamo Pokémon. Sì, Senthrew, mandiamo Corphish. Una martellata dovrebbe bastare avanzare. Addirittura forse anche un bollo raggio. Però andiamo sicuri di martellata. Ecco fatto. Baltoi di nuovo, altra martellata. E via, Baltoi. Perfetto. Ora rimettiamoci davanti il Pokémon giusto. Corphish. Vediamo cosa c'è quassù. Ah, si fa una sorta di giro? Ok, si fa solamente il giro in realtà. Sfidiamo anche questi allenatori allora. Vai. Michelle! Che manda in campo Shelgon? Davvero? Figo. Potrebbe essere difficile da buttare giù. Andiamo di Double Hit. Dai, mi ha fatto tentennare. Infatti gli facciamo pochissimo danno. Mannaggia lui. Proviamo con Knock Off. Pochissimo danno comunque. Qua tocca sostituire Corphish e mandare, direi, Grovyle. Mandiamo lui che ha una buona difesa e potrebbe resistere un po' a Shelgon. Morso. Oddio, buona difesa al cazzo. Andiamo di Giga Drain. Ecco, anche se non è molto efficace, ci refugliamo comunque. E poi andiamo di Quick Attack. Buono, buono. Corphish a livello 24 dovrebbe imparare protezione, ma no. E Grovyle a livello 26. Abbiamo battuto Michelle. Poi battiamo anche lui. Vai. Witton, anzi Wilton. Che manda in campo Electric. Oh, bello Electric. Adesso riusciamo a tirarlo giù con un Crabhammer. Ah, è stato più veloce lui, peccato. Niente da fare, Corphish. A questo punto mandiamo con Basken. Vai. E usiamo una bella Flame Charge. Non ha retto il povero Electric. Non ha potuto assolutamente reggere. Wailmer. Lasciamo con Basken e andiamo di Aerosalto. Mist, che ha usato Nebbia, non si sa bene per quale motivo. Leccata, va bene. E quello era pure un colpo critico. Addio Wailmer. Ed infine Makuhita, lasciamo con Basken. E andiamo ancora di Aerosalto. Addio Makuhita. Perfetto. Andiamo a darci un'altra curata ai Pokémon qui dentro. Vieni qua, grazie. Grazie ragazzina. E a questo punto diamo un'occhiata ai Pokémon che si possono trovare in questo percorso. Magari ce n'è qualcuno nuovo. Di nuovo Volbeat. Peccato. Se non sbaglio abbiamo cambiato percorso, giusto? Siamo nel percorso 112 ora. Non al 111. A Weeping Bell, davvero? Va bene. Facciamo un ultimo tentativo per vedere se troviamo qualcosa di un po' decente. Altrimenti ce ne andiamo.
Niente, ancora Weeping Bell. E a questo punto ce ne andiamo. Sapete cosa, anzi? Ah no, non ha aerossalto, poi niente. Niente da fare. Andiamo via da qui. E proseguiamo. Proseguiamo quassù. E siamo arrivati praticamente alla fine del percorso, in realtà. Percorso 113. Qui non c'è nessuno strumento invisibile. Tu sei un allenatore? Sì. Battiamo questo allenatore. Neil, che mani campo tra Pinch? Perfetto, noi abbiamo davanti Corphish. Non potevamo chiedere di meglio. Andiamo con Crabhammer. E addio Trapinch. Line 1. Direi di lasciare Corphish. E tirargli un altro bel Crabhammer. Ma fa male, eh. Fa male il Crabhammer di Corphish. Perfetto. Qui sopra, strumentini, strumentopoli, misteriosi. No, però Pokémon. Uno Skarmory? È vero, lui non ce l'abbiamo ancora. Andiamo di Velox Ball, vediamo se si cattura subito anche lui. Vai. È vero, Skarmory non ce l'abbiamo ancora. Era un altro Pokémon di Johto che ci mancava. No, peccato. A questo punto proviamo a indebolirlo. Andiamo di Bubble Beam. Non dovrebbe fargli troppo male. Infatti. Ed ora andiamo di Level Ball. Dov'è? Qua. Dovrebbe essere molto efficace il Level Ball. E infatti, preso. Perfetto. Abbiamo anche Skarmory, un altro Pokémon che ci mancava da Johto. E qui troviamo un altro Pokémon selvatico, vediamo chi c'è. Ah, Geodude. No, Geodude non è di nostro interesse. Ma proprio per niente. Andiamo a battere questo allenatore. No, c'è un altro Pokémon selvatico prima. Vediamo chi è. Sandshrew. Altro Pokémon che non è di nostro interesse. Via. Salve. Ah, non sei un allenatore tu. Vediamo chi c'è qui dentro. Altro Pokémon, altro giro, altra corsa, un altro Sandshrew. Niente da fare. Guarda, uno lo butto giù perché mi stanno sulle balle. Via. Così imparano ad uscire solo loro. E non Pokémon nuovi. Strumento? Nada. Dai, faccio un ultimo tentativo con i Pokémon per vedere cosa esce. Altro Sandshrew. Niente, basta. Lascio questa erba alta immediatamente. Mi ha rotto le palle. Via. No, volevo uscire. Vabbè, dai. Vediamo chi è. Ah, dai, abbiamo trovato un altro Pokémon nuovo perlomeno. Almeno l'abbiamo trovato quello nuovo. Andiamo di Velox Ball. Vai. E se lo catturiamo, Corphish sale anche a livello 25. Preso. E abbiamo anche Trapinch. Ottimo. Ottimo davvero. Ok, qui non c'è più nulla. Qui abbiamo già controllato, non c'è niente. Qui nemmeno. Tu sei un allenatore, sicuro? Sì. Lui sa tutto riguardo il comportamento dei Pokémon, ci ha detto. Tutto sa. Ed è Nicolai, va bene Nicolai. Manda in campo Marshtomp. Andiamo di knockoff. Mi fa discretamente male, come vedete. Altro knockoff. Va bene, Water Gun. E allora a questo punto noi usiamo un Bubble Beam. E addio. Poi Zigzagoon. Sì, cambia Pokémon. E mandiamo. Anzi, non cambia Pokémon, lasciamo Corphish. Tanto deve allenarsi lui. E usiamo invece Crabhammer. Azione dovrebbe reggerlo abbastanza. Crabhammer invece Zigzagoon non lo regge per niente. Uno Zangoose. Sì, cambia un Pokémon perché non penso che Corphish riesca a batterlo. Ma andiamo con Basken. Contro Zangoose. Eccolo qui. Andiamo di Flame Charge. Ok, si è aumentato di molto l'attacco. Bisogna sperare di batterlo subito. Perfetto. Ottimo, ottimo, non gli abbiamo dato l'opportunità di attaccare. E con Basken sarà a livello 26. Ancora? Sì, ancora. Qui sopra troviamo un etere. Poi andiamo ancora più su. Strumentino nascosto qui, nada. E lì, in quella roccia così diversa, vediamo cosa c'è. Oh, un Cacnea che abbiamo già catturato nel bosco. Nel primo bosco che abbiamo trovato. Ok, lì c'è un'altra allenatrice, immagino. Altro Sentry. Non ci interessa particolarmente, quindi in fuga. Eccola lì l'allenatrice. Prenditi una pausa, ti dice la ragazza. Boh, va bene. Lady Eliza.
o Eliza. Contro Corphish, cioè meglio contro Oddish. Cambia un Pokémon e mandiamo Swallow. Ora tocca a lui allenarsi un po'. Vai Swallow. Acido. Va bene. No, volevo fare lotta. Eccoci qua. Andiamo di aerosalto. E addio, Oddish. Perfetto. Che battaglia impressionante. Beh, grazie. Qui abbiamo un super repellente. Potrebbe sempre tornare utile. Altro Pokémon selvatico. Un Sandshrew. Va bene. Fuga. Strumentini? Strumentopoli misteriosi? Nada. Qui? Niente. Qui? 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 Nemmeno. E a questo punto proseguiamo. Niente ragazzi, qui c'è la popolazione mondiale dei Sandshrew a quanto pare. Fuga. Strumentino? Nada. Qui sotto si può scendere. Avventuriero? Sì. Il mio Pokémon si è evoluto in due Pokémon. Hai idea di perché? Hai idea del perché? Oh, caro il mio avventuriero, anzi, maniaco delle rovine. Sì, che sarebbe scopritore di rovine in italiano. A Nincada ovviamente si può evolvere sia in Shedinja che in Ninjask. Come voi ovviamente sapete. Andiamo di Crabhammer. Poi Ninjask, lasciamo Corphish. E andiamo ancora di Crabhammer. Ah, falso finale. Grazie per aver usato falso finale. Ok, rafforzatore, questo mi dà fastidio. Infatti non riesco a buttarlo giù in un colpo, andiamo di Bubble Beam. Se, cioè non è che serve aumentarti la tua velocità a 10.000 se poi non attacchi, eh. Vai, Corphish a livello 26 e Shedinja cambia un Pokémon e mandiamo Swallow. Vai. Nincada, tra l'altro, sbaglio, non l'abbiamo ancora trovato. Magari era già disponibile e non l'abbiamo beccato noi, eh. Ok, battuto anche lo scopritore di rovine. Ah, lì sopra c'è un altro scopritore di rovine che non abbiamo visto. Andiamo ovviamente a prenderlo subito. Salve. Ah, e ci dà doppio team. Questo stava cercando dei fossili, ma tutto quello che ha trovato è stato un AMT che non gli serve a niente, quindi ce l'ha data. Nessuno strumento invisibile in quelle rocce. E siamo arrivati a Brunifoglia, dovrebbe essere questa città, Fullabar Town, sembra si chiami, no, Fallarbor Town, a farm community with small gardens, una comunità di contadini con dei piccoli giardini. Eccoci qua, curiamoci. Perfetto. Ok, a lui manca solo un fiocco, e questo non ci dice nulla, perfetto. Questa sarà una città in cui probabilmente faremo una garetta, comunque c'è il contest, ma per questo video è tutto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!